prima rassegna di arte contemporanea qui a Samignato. Esatto, prima rassegna, prima faticata, però da risultati sembra che comunque sia la cosa sia andata bene, sia stata apprezzata anche dalle autorità comunali. Sede prestigiosa, vero? La sede è molto bella, abbiamo cercato una sede che potesse contenere le opere, ma al contempo fosse, avesse una storia, raccontasse una storia di San Miniato. Probabilmente sarà la prima di una lunga serie. Io spero proprio di sì, questa è la prima edizione, quindi si spera al prossimo anno che ci sia la seconda e poi se riesco a sopravvivere a tutti questi eventi forse ne faccio qualche altro, non lo so però, se continua così. Che oggi c'è stata anche l'inaugurazione della galleria, ma sì, oltre alla sede prestigiosa, sinceramente anche una giuria di assoluto prestigio, sì, non locale e non solo. Indubbiamente ho voluto selezionare 5 persone che erano veramente all'altezza di poter giudicare delle opere d'arte visiva, inserendo come giuria popolare anche lì, anche in questo caso, una persona che comunque sia sapesse guardare al di là di quello che insomma si può leggere attraverso una tela. Abbiamo il professor Ivo Vassalli, che è molto importante a Genova sia come artista che come insegnante, è stato professore dell'Accademia di Materie Artistiche di Genova, il maestro Bonsignori, che è sempre molto spesso con me nei suoi eventi, in questo caso ha fatto appunto da presidente di giuria. Abbiamo il professor Pollacci, importantissima persona a Pisa perché è il direttore e professore dell'Accademia di Pisa d'arte. E poi mi dimentico qualcuno? Sì, mi dimentico il maestro Bonsignori, l'ho detto, Ivo Vassallo l'ho detto. La professoressa Sandra Lucarelli. La professoressa Sandra Lucarelli, grandissima persona. Io l'ho conosciuta a una presentazione di un evento a Pisa, sono rimasta incantata dalle sue parole e dalla sua conoscenza dell'arte, fatto sta che ho deciso di chiamarla a questa prima edizione del mio premio. E last but not least la professoressa Daniela Bianconi. La professoressa Daniela Bianconi, volevo che fosse rivestito da parte di un samminiatese l'incarico di giudice proprio perché appunto rappresentasse questa città. E mi è stato fatto questo nome, il fatto sta che sono andata, l'ho conosciuta, ci siamo trovate bene e ha accettato il mio invito. Un premio artistico che riguarda 3 discipline, la scultura, la pittura e la grafica. Quanti artisti hanno partecipato? Hanno partecipato più di 120 artisti, ne sono stati selezionati circa 43 per l'esattezza e ci sono stati i vincitori delle varie sezioni. Questo darà luogo a una mostra che rimarrà esposta qui in questa struttura per una settimana. Per una settimana qui in questa struttura, poi le opere saranno riprese, riportate, allestite all'Hotel Miravalle che è in Piazza del Duomo a San Miniato. Che è una realtà che lavora in stretta collaborazione con la scuola medievale di Pisa, vengono organizzate molte cose importanti a San Miniato, una su tutte i corsi di formazione e di orientamento per i giovanissimi allievi della scuola normale. Abbiamo la professoressa Daniela Bianconi, professoressa di lettere e filosofia, nonché vicepresidente dell'associazione culturale LAUX. Con Daniela Bianconi in qualità di giurato a questo premio di arte, vero? Sì, di arte figurativa. Mentre la sua prerogativa è la poesia, è la letteratura. E curo il premio La Rocca Città di San Miniato da 25 anni che si svolge qui a San Miniato per volontà di Dilvo Lotti, quindi la pittura in qualche modo ci ha sempre sorriso a noi. E siamo molto legati. San Miniato è una cittadina, anzi una città votata sicuramente all'arte, alla letteratura, ovviamente alla storia. Certo, l'amministrazione comunale ci ha sempre voluto bene in questo senso, ci ha sempre fatto fare questa manifestazione nella sala consiliare per tanti anni e poi in altre location meravigliose di San Miniato, quindi in questo ruolo sono puramente così come
giuria popolare. Quale opera ha prediletto, come si può dire, diciamo, alla premiazione? Sì, sì. Ora, aspetti, vediamo. A me è piaciuta molto quella che è stata premiata della signora Garzelli. Femminilità, il titolo dell'opera. Sì, sì, femminilità, quindi c'era qualcosa di molto femminile, per cui evidentemente mi sono sentita in sintonia. Insomma, le quote rose anche nell'arte, via. Sicuramente ci vogliono. Sabrina Garzelli davanti alla sua opera vincitrice di questo premio. Faccia la faccia fiera? Sì, faccia fiera. Sì, sì, la faccia fiera. Molto fiera, molto fiera. Sono... Come mai la partecipazione a questo premio? Come mai l'arte? Come mai... Dunque, io ormai è dal 97 che dipingo. Ed è il mio lavoro, diciamo, quindi è iniziato come un hobby e poi pian piano è una passione che mi ha preso talmente tanto che quindi è diventato il mio lavoro. E mi è proprio interessato questo primo premio, questo primo, diciamo, prima edizione di questo premio, e ho deciso di partecipare. Ho detto, beh, San Miniato, una bella cittadina, ci sono venuta diverse volte così da turista, diciamo. Il genere iperrealista da sempre? Sì, da sempre. Ho iniziato, diciamo, più seguendo il genere fiammingo, diciamo, fra virgolette, quindi fondi molto scuri, diciamo oggetti della vita quotidiana, fiori, vecchi libri, strumenti musicali, e poi nel corso del tempo, diciamo, mi sono forse evoluta, non so, comunque la soggettistica si è evoluta e sono passata a dipingere più che altro, ecco, come vediamo qui, soggetti prettamente più forse femminili, ecco. Cerco di indagare un po' anche l'inconscio, forse, perché qui ho voluto rappresentare una femminilità con la cravatta. Sì, per dare forse un tocco di sensualità in più alla femminilità che ho voluto rappresentare, insomma. Prossima pittura, quindi, con le giarrettiere? Può darsi, può darsi. Non si sa mai. Insomma, niente premio, via. Fammi l'aria delusa, voglio l'aria delusa. Eccola, perfetto. Sì. Ma va bene così, io sono felice perché quando faccio arte sto bene e questo mi basta. Allora, passiamo al primo classificato della sezione grafica, l'artista Samuel Moretti. Con Samuel Moretti e la sua opera vincitrice del premio grafica, sulle tracce del Dürer, quindi. Ma insomma, è un po' grande la ma un incisore di circa 500 anni fa, sì, siamo qua. Sì, uguale proprio, direi. Ma comunque io direi che ho voluto rappresentare San Miniato non conoscendola, quindi per me è stato anche un onore venire qua e conoscere questo meraviglioso paese. Ho pensato di così rappresentarla facendo delle vedute, come se fosse un viaggiatore che arriva da lontano e ha le prime visioni di San Miniato, per poi dopo approfondire. Ovviamente la torre dell'imperatore, la prima cosa si vede. La torre di Matilda, che sarebbe questa. Quindi un approccio così da lontano, ecco. Da sempre incisore, da sempre creativo. Io mi dedico principalmente all'incisione, quindi questo è il mio lavoro principale, l'incisione. Incisione su? Quale tecnica? La tecnica, l'incisione, questa qui in particolare la punta secca si chiama, e praticamente viene fatta tutto il lavoro del disegno su una lastra di metallo con un punteruolo. In questo caso punta secca si chiama e prende il nome della tecnica. Dopodiché c'è tutto un processo di inchiostratura della lastra e poi si passa alla fase finale, che sarebbe la stampa tramite un torchio. Quello che tu hai messo sulla lastra viene impresso sul foglio. E risulta. Quindi senza uso di acidi, come a volte facevano anche le incisioni inizio Novecento. Un'altra tecnica, ma non è questa incisione, non è questa. Grazie. Prego. Continuiamo con il professor Ivo Vassallo, professore dell'Accademia delle Materie Artistiche di Genova. I premi artistici hanno ancora un senso?
Dipende da chi li propone, perché è difficile dare un giudizio su un dipinto, cioè su un'opera singola, perché non sappiamo il curriculum della persona se non limitatamente, non conosciamo qual è il suo intendimento nei confronti dell'arte. Infatti la domanda era proprio in questo senso: un artista si giudica un po' più a tutto tondo che non per un'opera, per certi versi. Sì, ci sono delle lacune che cerchiamo di colmare con l'esperienza, ed è quello che abbiamo cercato di fare oggi. Difficile che si casca in equivoci clamorosi, però sarebbe bello approfondire di più, ma non è possibile perché materialmente bisognerebbe fare delle personali per ciascuno dei segnalati, cosa assolutamente impossibile. Vediamo che cosa succede, poi i gusti sono relativi a chi insegna e chi insegna una determinata materia, all'età di chi giudica, le preferenze che hanno nei confronti dell'arte figurativa o i pregiudizi nell'arte astratta, cose che io cerco di non avere, cerco di stare in equilibrio. Vediamo cosa è successo oggi, io non ho idea perché abbiamo dato i punteggi poi sono stati valutati e vediamo con curiosità cosa è accaduto. Abbiamo il professor Bruno Pollacci, che è direttore e professore dell'Accademia d'Arte di Pisa. A parte certi voli pindarici, tipo Hieronymus Bosch e i suoi giardini delle delizie, poi fondamentalmente l'arte è sempre stata intesa come riproduzione della realtà, proprio fino a fine dell'Ottocento. Dopodiché siamo arrivati al 1962, dove Peggy Guggenheim disse: io quest'arte non la capisco più e mi faccio da parte. L'arte già nell'Ottocento non è stata soltanto riproduzione, ci sono già dei linguaggi che sono andati al di là, già il simbolismo ci ha portato a sognare e tanti altri linguaggi poi nel Novecento hanno ricordato che non è assolutamente riproduzione della realtà. Siamo poi arrivati all'astrazione e l'astrazione ha creato veramente un salto incredibile, ci ha ricordato che sono i sentimenti, sono il sentire interiore che si può tramutare in colore, in forma, in segno e quindi non più la ripetizione, seppur interpretata, della realtà, ma un viaggio all'interno, non più all'esterno. Dopo l'astrazione siamo andati ancora oltre perché, per esempio, già con Lucio Fontana abbiamo tagliato la tela con lo spazialismo e abbiamo trovato una realtà nuova che era non più quella della dimensione bidimensionale, ma di uno spazio nuovo che era appunto quello creato attraverso un taglio dove le ombre e gli effetti di chiaroscuro non erano dipinti, quindi non era più un'illusione della realtà ma era uno spazio vero. E poi siamo andati ancora alla realtà, oltre la realtà, con il concettuale, cioè dove abbiamo cercato di elevare il lavoro dell'artista a un piano superiore, quindi non solo più quello di artigiano, ma di persona che riesce intellettualmente a giustificare un'opera soltanto per il suo concetto. Siamo andati ancora al di là utilizzando qualsiasi spazio, quindi uscendo dalle superfici convenzionali che erano quelli della materia per la scultura, della pittura e della grafica, ma siamo andati con la land art nel territorio e quindi abbiamo spaziato. Cristo, sicuramente uno dei personaggi più conosciuti, ma non solo lui, ci hanno ricordato che tutto può essere utilizzato per fare arte, sta solo a noi, quindi ci ricorda che il potere è sempre dentro la nostra fantasia, la nostra creatività, la nostra intelligenza. Romano Bartelloni. Romano Bartelloni accanto al suo capolavoro, si può dire? Sì, no, capolavoro mi sembra un po' esagerato, ma insomma è un bassorilievo che ho fatto in questi ultimi mesi, è una tecnica particolare, che è una tecnica antichissima, da quando l'uomo ha scoperto il rame e ha messo sul lamine il rame, ha cominciato a fare questi lavori sbalzi. Io
mi è piaciuto come lavoro, ho continuato, mi sono un po', sono diversi anni che ormai faccio questi lavori, questa tecnica, ecco. Una tecnica raffinata per certi versi, a Certosini, perché sembra di vedere queste opere del basso medioevo, no? Sì, infatti questa si riferisce, è un richiamo di un bassorilievo, di un intarsio marmoreo che ho visto in delle chiese. E mi piace che questo premio sia arrivato in questo contesto qui, che è un contesto bellissimo, e ho visto nel museo che ci sono opere in basso rilievo sbalzate su vari oggetti, diciamo, di chiesa, ecco. Quindi si trattano di lastre di rame lavorate? Si trattano di lastre di rame, lamiere, che poi vengono lavorate a rovescio e dritto e poi con degli acidi particolari vengono patinate e niente, qui c'è, per esempio, ci sono nickel, c'è il rame, c'è ottone, c'è bronzo, è una tecnica un po' così particolare, ecco. Nome dell'opera? Il Redentore. Tanto per rimanere in temi, che comunque ha vinto il primo premio della sezione scultura, vero? Bene, sì, sono molto contento. Da molto l'artista? Io lavoro da sempre, diciamo, ho fatto l'istituto d'arte a Cascina e niente, poi ho fatto pittura, scultura in bronzo, cera persa, e poi mi sono specializzato nello sbalzo e continuo, perché è una cosa che porto avanti e mi piace, e è una cosa che si rifà all'antico, e questo mi dà soddisfazione, ecco. Ma è difficile trovare dei lavori a sbalzo, perché mai nessuno li fa più ormai, sono caduti in disuso, specialmente dai primi del Novecento, quando le macchine hanno cominciato a stampare direttamente le lamiere e tutto. Ma una cosa è farle a macchina, una cosa è farle a mano, e esprimere quello che si vuole esprimere nello sbalzo, ecco. Abbiamo la professoressa Sandra Lucarelli, critica d'arte e professoressa nell'Istituto Artistico di Pisa. Che quest'opera d'arte è fatta da un cane? No, non credo. Questo è lui l'opera d'arte, la vera opera d'arte. E quindi è Zeno, che io ringrazio Dio che mi ha mandato lui, e che lui è un'opera d'arte vivente. E cerchiamo di portare avanti l'arte in tutte le sue forme, anche con una grande sensibilità ed amore verso tutti coloro che amano gli animali, che siano cani, che siano gatti, che siano pesciolini. Io ho avuto una tartaruga che è stata con me 50 anni, ha vissuto la bellezza di 50 anni, e spero con lui, che è il mio piccolo amore, di vivere tanti anni bene e felici insieme. E forse non sarà un caso che i primi segni d'arte arrivati a noi e manifestati all'uomo, parliamo di Altamira, i murali, e i graffiti, anche i pre-opere babilonesi, sono statue o dipinti zoomorfi spesso, o antropomorfi, ma spesso zoomorfi. Noi ricordiamo anche gli egiziani, che c'era un dio con Amubi, con la testa di cane, e i gatti, gli egizi li adoravano, avevano proprio dei veri e propri cimiteri per i gatti, per cui impariamo dagli antichi che loro sono, oltre a essere le nostre radici, sono anche i nostri esempi, e dobbiamo rinnovarci, ma tenere anche presente tutto il buono che nella storia è passato, il bello e il buono che è passato nella storia. E contestualizzando, dopo più o meno orientativamente 8.000 anni di arte, dove va adesso l'arte? L'arte inizia sempre, va e non finisce mai. Dove va? Va verso nuove forme espressive, va verso tanta, anche vedo nei licei artistici, dove il liceo artistico Russoli di Pisa, dove insegno, va verso la computer art, va verso forme di grafica impensabili, che solo quando sono nata io, la bellezza di 60 anni fa, erano fantascienza. L'arte va sempre nello spazio, nel cosmo, nel tempo e fuori dal tempo, e speriamo che vada sempre nell'eternità e vada oltre, vada anche a raggiungere gli altri mondi, e che veramente ci siano anche altre presenze, e
al di fuori della terra, che possono darci qualche cosa di buono anche nell'arte. Paolo Corzoni ha questo doppio impegno creativo oggi, nuova galleria e premio artistico. Premio. Vediamo. Qualcuno il premio lo prende, certamente. In veste di scultore o pittore? Di pittore, pittore. Questa volta mi sono dato alla pittura, anche perché la scultura è da un po' che l'ho lasciata, perché è un po' abbastanza impegnativa, e quindi con la pittura riesco meglio, mi viene più facile anche la gestione, la logistica, diciamo, no? Però mi ci sono appassionato tanto e quindi... Logistica, come si è messo oggi, parliamone, insomma, no, un po', eh? Logistica con le stampelle oggi. No, va bene, ma a parte quello, ma le sculture, c'è anche la movimentazione, diventa difficile, poi cioè, tu vai a concorsi, devi portare sculture ad un certo livello, e quindi diventa pesante, ti ci vuole un furgone. Poi gli spazi a casa, è importante, cioè la scultura è molto impegnativa. Vengono a mente certi scultori dei secoli passati che si ricavano sulla Puania a scolpire sul posto. Capito, sì, ma ci passavano la vita lì, capito? Cioè qui devi, in una settimana si deve fare un quadro, in 15 giorni una scultura, cioè non è più come una volta, insomma, prima da una generazione all'altra. Il futurismo ha portato la velocità anche nell'arte, vero? Sì, ha portato la ma non è... Secondo me non è bella, perché l'arte è anima e cuore e tempo, e l'arte la devi fare quando hai il momento, non puoi farla sempre, perché sennò tu diventi un artigiano, capito? Io almeno io faccio così nel mio piccolo, dove sono arrivato, dove arriverò, non lo so, però cioè io me la prendo con comodo. A Leonardo addebitavano sempre di non portare a termine, di non finire le opere commissionate, vedi? Sai, stabilire quando un'opera è finita non è facile. Perché se un'opera tu la guardi dopo una settimana ci rimetti le mani sopra. Cioè è sempre così, quindi cioè, un artista che arriva al punto di dire la lascio così, è un artista. io ancora non lo sono. L'arte è rimasta praticamente lo stessa per tipo 5.000 anni, dalle prime sculture su osso pre-babilonesi di 5.000 anni fa, fino, si può dire, all'esibizione di Parigi del 1874, dove gli impressionisti furono buttati fuori. In questi 150 anni è cambiato completamente tutto, vero? Certo, è cambiato tutto perché è cambiata la comunicazione, si è velocizzata la comunicazione. La comunicazione è basilare perché un'esperienza tua diventa velocemente anche esperienza mia, e quindi io posso lavorare su quello che è già stato fatto, e quindi tutto si velocizza e tutto si amplia. Mentre gli altri secoli noi li ricordiamo per un linguaggio, sia in musica che in arte, ricordiamo il Cinquecento per l'arte del Cinquecento, l'arte del Seicento, la raggruppiamo soltanto sotto una denominazione, così come la musica del Settecento, la musica del Seicento e Cinquecento. Dall'Ottocento in poi non possiamo più dire la musica dell'Ottocento o l'arte dell'Ottocento, e nel Novecento proprio è impossibile, perché si cambia addirittura in anno per le esperienze velocissime che ci sono. Gli infiniti ismi del Novecento. Sì, beh, c'era ancora tutto da scoprire, se si pensa che appunto fino all'Ottocento il punto d'arrivo era il realismo, era la realtà. E poi invece si scopre il percorso personale, quindi si scopre la soggettività. Scoperta la soggettività, come dicevo anche prima, è infinita, perché ognuno di noi ha la sua, e quindi sono iniziate le ricerche. Quindi uno spettacolo meraviglioso di grandi varietà che ci ricordano l'intelligenza umana, la fantasia, la creatività dell'uomo, che se fosse sempre indirizzata nel bene, nella positività, non ci porterebbe ai mali della società di oggi, e ci ricorda che l'uomo ha delle potenzialità incredibili, straordinarie. Il maestro Franco Monsignore è un insegnante, un pittore, un scultore, un incisore, uno spappatore. No, è stato un giudizio che abbiamo dato insieme. Non è che ho scelto io il vincitore nel primo e nel secondo, ma l'abbiamo scelto insieme, e ognuno abbiamo dato il punteggio e è uscito il vincitore. È una cosa antipatica, perché...